E poi ci sono anche in collegamento il senatore di Forza Italia Lucio Malan. Benvenuto, bentornato Malan. Malan, mi sente? Io la sento. Benissimo, pronto? Benissimo. Sì, ci siamo. E poi c'è la deputata del Movimento 5 Stelle, Carla Ruocco. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, io comincerei da Stefano Folli, dalla sua analisi, poi naturalmente parleremo invece direttamente con i politici. Stefano, dicevamo che si sono create oggi, così a volte sembra di guardare la politica italiana, specie in questo periodo, attraverso un caleidoscopio, no? Quando cambiano le composizioni, quando infili l'occhio dentro e giri. Questa la manovra, la legge di stabilità, che ha creato, diciamo così, questo asse oggi tra Forza Italia e 5 Stelle, perché Forza Italia ha votato per la prima volta un emendamento dei 5 Stelle, anche se poi è stato respinto, mentre questa mattina c'è stata un'intesa temporanea tra il PD e il Movimento 5 Stelle sulla legge elettorale. Quindi sembra che la riforma legge elettorale, soprattutto Stefano, abbia già mandato un po' in crisi i rapporti di maggioranza? No, non credo, così come non credo che ci sia un asse fra Forza Italia e 5 Stelle. È che in Parlamento capitano di queste convergenze, si sono verificate in passato, normale, si verificano ancora oggi, ma normale fino a un certo punto, nel senso che oggi viviamo una condizione di particolare difficoltà e le convergenze tra le opposizioni comunque hanno un significato, soprattutto quando riguardano un partito come i 5 Stelle, che è entrato in Parlamento su una forte carica antisistema, diciamo, e il partito di un uomo, Berlusconi, che è stato un personaggio molto significativo degli ultimi 20 anni della nostra storia ed è stato più volte Presidente del Consiglio. Quindi questa convergenza tra un ex Presidente del Consiglio e un movimento antisistema fa notizia, però ripeto, sono anche fatti che capitano nella dialettica parlamentare. Io mi preoccuperei di più di un eventuale legame e connessione che si può stabilire fra il movimento di piazza, quel cosiddetto movimento di Forconi, che porta con sé delle istanze anche profondamente intolleranti, financo eversive, e pezzi, diciamo, dell'opposizione parlamentare, che invece a mio avviso deve seguire un percorso più costituzionalmente corretto. Ecco, quelle sono le collusioni che mi sembrerebbero più preoccupanti. Ma che a te sembra che ci possano essere, che ci siano? Beh, insomma, qualcosa c'è naturalmente. Ha fatto bene, secondo me, Berlusconi a evitare l'incontro con i capi di questi personaggi, di questo movimento, però che ci siano degli avvicinamenti e financo delle collusioni, questo è le cronache ce lo dicono, e secondo me è preoccupante, perché io giudico con una certa inquietudine questo movimento che sta bloccando le varie città italiane. Tra l'altro, poi dopo ne parliamo, ma ti volevo chiedere, Emiliano, oggi il sindaco di Bari, ha detto che i Forconi sono ispirati, ha detto proprio così, dal pregiudicato Berlusconi e da Grillo. È stata un'esagerazione. No, questo francamente mi sembra un'esagerazione. Come dico, se si crea un asse di questo genere, io sarei il primo a dirlo, a esprimere una grande inquietudine. Per adesso ci sono alcuni avvicinamenti, c'è una condizione generale difficile del paese che può portare dei movimenti ispirati a una forte demagogia come quella dei Forconi e delle forze politiche che si ispirano anch'esse a un certo grado di populismo a trovare delle convergenze. Ecco perché credo che convenga alle forze rappresentate in Parlamento, a cominciare anche dalle forze che vogliono essere innovative come 5 Stelle, di invece darsi una definizione più schiettamente costituzionale e distinguere bene i piani. Allora, quindi chiamiamoli direttamente in causa. Lucio Malan, senatore Malan, lei perché, intanto di che emendamento si tratta e perché l'avete votato voi di Forza Italia in accordo col Movimento 5 Stelle? Sì, è un emendamento presentato alla Camera, se n'era discusso parecchio anche al Senato, è stato un emendamento alla Camera presentato dal Movimento 5 Stelle, ma poiché era un progetto che avevamo appoggiato, che era tra l'altro partiva dal Ministero della Salute, l'abbiamo votato perché ritenevamo che fosse una buona cosa lo screening antitumorale su in aree a particolare rischio come Taranto, dove si è molto parlato del problema della incidenza particolare di tumori, e la Terra dei Fuochi e altre zone simili, e
sembra un progetto interessante e l'abbiamo votato, purtroppo non è passato, ma insomma non è un avvenimento così eccezionale, cioè in Parlamento dovrebbe essere normale persino per i deputati e senatori della maggioranza che quando c'è qualcosa di sensato dell'opposizione lo si vota, siamo d'accordo che c'è un vincolo di maggioranza per cui si tende a votare i propri, però non dovrebbe essere un irregimentamento tale che si vota solo sulla base della firma l'emendamento e non sulla base di quello che c'è scritto dentro. La pensa ugualmente Carla Ruocco, quindi per cui anche voi avete votato insieme a Forza Italia per questo? Guardi, Forza Italia ha votato un nostro emendamento, tanto per iniziare. Noi siamo l'unica opposizione all'interno del Parlamento perché Forza Italia fino a ieri era con Letta, poi in seguito ovviamente alla problematica di Berlusconi ha ben pensato di passare all'opposizione, onde poi eventualmente riaccarezzare l'idea di presentarsi non dinanzi agli elettori di nuovo con i vecchi amici. Per cui noi facciamo un discorso e un dialogo completamente diverso, basato sui temi, sottolineo, che sono cari ai cittadini, perché noi siamo i cittadini che sono entrati in Parlamento ed è per questo motivo che, come lei giustamente ha riportato, il suo giornale, giustamente il suo spazio informativo giustamente ha riportato, siamo stati in accordo tra virgolette con il PD sul singolo tema della legge elettorale e siamo stati poi seguiti da Forza Italia sul discorso dello screening, perché noi siamo un movimento che si basa su temi concreti, nulla di più vicino ai cittadini che sentono l'esigenza di essere ascoltati dalla politica. Questa è una fortissima esigenza che il Movimento 5 Stelle raccoglie. Quindi questo è il motivo per cui poi incidentalmente ovviamente raccoglie anche i consensi degli altri gruppi, come d'altronde sottolineo anche il Movimento 5 Stelle sui singoli temi appoggia un emendamento piuttosto che un altro, assolutamente, questo è da sottolineare. Quindi Carla Ruocco, non è un'incongruenza rispetto a quello che voi rappresentate in Parlamento, l'opposizione, ma come avevate detto all'inizio quando siete in Parlamento, sì, vi basate sui temi, quando vi trovate d'accordo su un tema, quindi un emendamento, una norma, una legge eccetera, la potete votare anche con gli altri, anche se diciamo siete conosciuti per un'opposizione, un ostruzionismo piuttosto rigido. Sì, un ostruzionismo rigido nei confronti di questo, di un sistema che ha inquinato a tal punto il paese da far trovare una situazione di finanza pubblica così disastrata. Su certe cose bisogna essere molto chiari, però poi nel momento in cui qualcuno propone una posizione di buon senso non ci sono pregiudiziali di alcun tipo e questo deve essere assolutamente messo in evidenza. Quindi non siamo il popolo del no, ma siamo il popolo delle proposte concrete. Chi vuole seguirci ci segue, chi ne fa una buona proposta viene preso in considerazione ed appoggiato, questo è tutto. Capito Stefano Folli? Quindi è una questione appunto di convergenze sui temi come avevano effettivamente annunciato già all'ingresso in Parlamento, no? Ma se è così, naturalmente, ripeto, non è che possiamo fare l'analisi di ogni convergenza parlamentare, di ogni emendamento che viene condiviso, perché questo è sempre avvenuto nel Parlamento, è la dialettica parlamentare che porta a questo, addirittura sarebbe perfino positivo, sono d'accordo con il senatore Malan, che avvenisse anche più spesso. Il problema, come dicevo, è che queste dichiarazioni di buon senso e di buona volontà che sono diciamo quelle che dovrebbero alimentare il dibattito parlamentare poi talvolta sono contraddette da comportamenti che non sono in sintonia con quello che viene dichiarato e ripeto la preoccupazione vera riguarda la connessione con quello che succede fuori dal Parlamento non perché sì, non ci si debba connettere con i movimenti di piazza, con le manifestazioni, è che queste manifestazioni in questo caso specifico portano con sé una forte carica antiparlamentare, una forte carica anche antidemocratica in alcuni aspetti, in alcune ispirazioni e questo deve preoccupare. Ma l'ha sentito perché ieri Berlusconi ha detto che doveva incontrarsi, poi ha evitato di farlo con gli autotrasportatori, con i manifestanti, no? E quindi come diceva Stefano Folli c'è il rischio che ci siano delle connessioni, voi siete connessi con questo movimento, Malan? Ma guardi, io credo che queste manifestazioni sono sicuramente
non condivisibili e da condannare, dove diventano violente, dove si minacciano negozianti perché chiudano, dove si danneggia l'attività dei cittadini che vogliono andare a lavorare, vogliono andare a scuola, devono andare a curarsi in un ospedale bloccando, e se le si impedisce di farlo bloccando mezzi di comunicazione, ferrovie, strade e così via. Ma origina in, perlomeno in parte, da istanze giuste, da persone che non avrebbero mai pensato di fare neppure una manifestazione, figurarsi una manifestazione con magari degli eccessi, che però si trovano in situazioni terribili. Noi sappiamo che ci sono delle aziende che falliscono perché magari non ricevono un pagamento dalla pubblica amministrazione, che in compenso vengono massacrati da ingiunzioni di pagamento, sequestri, magari addirittura di mezzi di produzione da parte di Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate, e non possiamo far finta che questo non esista. Certamente bisogna auspicare che le proteste vengano fatte senza danneggiare gli altri cittadini, ma siccome ci sono delle questioni vere, reali, figuriamoci se un piccolo imprenditore si sognerebbe mai di lasciare il suo lavoro per mettersi a manifestare, a occupare una rotonda di una strada, se non avesse delle ragioni molto pesanti. Queste ragioni vanno ascoltate. Naturalmente va anche chiesto a queste persone di rispettare gli altri, perché sono altre persone a loro volta che cercano di guadagnare. Questo a proposito, Carla Ruocco, a proposito di quello che aveva scritto Beppe Grillo, no, in questi giorni, la lettera ai poliziotti dicendo di non appoggiare più i politici, ma di mettersi dalla parte del popolo. Poi dopo, il giorno dopo, adesso non ricordo quale vostro parlamentare, ha un po' ammorbidito la posizione dicendo no, i poliziotti facciano il loro dovere, devono essere fedeli alla Repubblica, eccetera, però cerchiamo anche di ascoltare. Qual è la vostra posizione adesso? Allora, io voglio essere molto chiara, noi siamo contro qualunque forma di violenza, anzi noi convogliamo in un movimento democratico che sta rispettando tutte le regole in Parlamento, convogliamo proprio il disagio di tanta gente che purtroppo, come diceva anche il deputato Malan, il senatore Malan, in questo momento ovviamente si trova a fallire, si trova in gravissimo stato di disagio. Quindi noi siamo vicini a queste persone e cerchiamo in maniera democratica di portare dentro il Parlamento le loro istanze, però non bisogna confondere i piani, perché quando si dice che questi movimenti sono contro la classe politica, la classe politica si dovrebbe interrogare anche perché queste persone ce l'hanno con questa classe politica. Picasso davanti al Guernica disse: Guernica l'avete fatto voi, non l'ho fatto io. E questo è il frutto del mal operato della classe politica finora. Questo deve essere sottolineato, che poi uno ovviamente lo vuole convogliare in una forza democratica come appunto può essere il Movimento 5 Stelle, che in maniera pacifica cerca all'interno, tant'è vero che noi siamo aggrediti dagli altri deputati, degli altri gruppi politici, quando anche pacificamente esprimiamo le nostre opinioni all'interno della Camera. Loro ci aggrediscono, ci sono i filmati, però l'aggressione, la violenza parte da chi ha condotto questo paese in queste condizioni e costringe anche un imprenditore per bene magari ad occupare una rotonda. Ovviamente, le ripeto, qualunque forma di violenza per noi è assolutamente chiarissima.